Dal 1 al 25 agosto a Guardia Grele prende il via la 49esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Il numero di visitatori che cresce, tanti giovani che non conoscevano questa manifestazione, e quindi questa è un'altra nota di merito assoluto. Devo dire grazie agli artigiani abruzzesi che hanno capito che di anno in anno devono portare il meglio della loro produzione artigiana, e quindi tanti lavori sono stati fatti proprio per questa occasione. Un'importanza fondamentale: l'artigianato trasmette identità, cultura, è quel valore aggiunto, quelle cose irreplicabili che non si possono fabbricare in Cina o in altre parti del mondo a minor costo e in maggiori quantità. L'artigianato, soprattutto quello di contenuto artistico, ha un valore incommensurabile che trasmette appunto un'identità e una tradizione. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di avere il suo giusto spazio economico e di mercato, e le istituzioni pubbliche sono al lavoro per questo obiettivo. Ecco, eventi come questo sono importanti anche per trasmettere la professione dell'artigiano alle nuove generazioni. E lo dobbiamo fare anche inserendo questi percorsi nei percorsi di formazione che la Regione attiva, perché è sempre più difficile vedere magari vecchi artigiani che lasciano e trasmettono la loro sapienza ai loro figli, che più facilmente vanno, diciamo, a cercare altre attività più remunerative, meno difficili da svolgere. E quindi avvicinare i giovani all'artigianato è un processo difficile e particolare, ma che dobbiamo assolutamente svolgere per non disperdere una tradizione troppo importante per essere dimenticata.